tutto o niente, non ci sono mezze misure. Finora 5 vittorie, altrettanti KO e un pareggio. Mimushai infinito col Pisa, il migliore per distacco. A seguire Machin. Il coraggio di Zauri, che ha ufficialmente varato la linea verde. Età media di inizio partita 24.3, ancora più bassa 23.6 dopo le sostituzioni e l'ingresso in campo di Fabian Pavone, classe 2000, e del debuttante Stefano Palmucci, classe 2001, subentrato a Busellato. Ad un certo punto in campo c'erano tre 2000, Bettella, Borrelli e Pavone, un 2001, Palmucci un 99, Zappa un 97, Castrati e due 96, Masciangelo e Machin. Virata decisa sulla linea verde, scelta forte di discontinuità netta rispetto al passato. Progressi evidenti all'Adriatico, un'altra prestazione di alto livello. A distanza di 7 giorni, 4 gol alla capolista Benevento, 3 al Pisa. Mimushai il migliore per distacco, autentico leader. A seguire Machin, che da trequartista sgravato da compiti tattici e un valore aggiunto. Nello stretto il guineano e l'albanese si sono esaltati, fondamentale il movimento senza palla di tutti. Centrocampo super, più completo e assortito malgrado la partenza di Brugman rispetto a quello della passata stagione. Il rientro in gruppo di Filippo Melegoni è un'altra buona notizia. Ad 8 mesi dal grave infortunio al ginocchio, non sarà magari pronto da subito, ma entro 2-3 settimane Zauri potrà contare anche sul centrocampista di proprietà dell'Atalanta. Sulla via del completo recupero lo stesso Castanos. Da sottolineare altresì la propensione al gol della squadra, la più prolifica della cadetteria con 20 reti, di cui 6 firmate da Galano e 5 da Machin. Nessun'altra ha fatto meglio. Sul piano tattico Zauri ha trovato la quadra ideale, 4-3-2-1, soprattutto il mix giusto di corsa, qualità e talento. Ora però serve continuità, che alla fine specie in B paga sempre. Nelle prossime 3 partite il quadro sarà più chiaro. Nell'ordine Empoli in trasferta sabato prossimo alle 18 e dopo la sosta Cremonese in casa e Perugia fuori. I toscani degli ex Bucchi, Mancuso e Romagnoli sono oggettivamente in difficoltà. Appena 3 pareggi nelle ultime 5 partite e 2 KO alla Dacia Arena di Udine col Pordenone e domenica scorsa sul campo del Benevento. Ultima affermazione peraltro netta col Perugia al Castellani lo scorso 28 settembre. Tradotto in soldoni, Bucchi si gioca tanto se non tutto. Per il Pescara invece la classica cartina di tornasole, ovvero il match della verità. Because